conosco Baldassare, è un amico che conosciamo da tantissimi anni. Penso che una delle prime persone che incontrai all'archivio di Stato, io tenevo 16 anni, poi da Gianni andrai a 17 anni, quindi. E Fausto mi ha sempre detto, tu poi sei il nipote di Amerigo, sei il nipote di Alfredo, che poi erano i miei zii e i miei prozii di Arrivalda. E quindi là è nata poi la discussione, la conoscenza e l'idea che un giorno avremmo fatto qualcosa insieme. Dopo 30 anni questa cosa si è avverata e quindi Fausto è venuto da me e mi ha detto, 30 anni, è venuto da me e ha detto però in 15 giorni scriverò, te l'ho promesso questa volta, un libro. È uscito fuori un libro tosto, magari anche qualche articolo già pubblicato, rimaneggiato, però una biografia su Carlo Nazzaro, che è questo personaggio famosissimo del Novecento. È chiaro che nello studiare poi Carlo Nazzaro sono venute fuori altre figure, infatti questo è solo il primo di una lunga serie, spero, con il professore Fausto Baldassare, che è anche adesso il nostro direttore editoriale della casa editrice, e questo sono un onorato. E quindi Fausto gli mancava questa direzione editoriale, spero, e sta già preparando anche un'altra biografia su Matilde Serao. E quindi direttore Festa, tra i direttori del Mattino e i direttori del Roma, fra poco il professore ci onorerà di questi suoi lavori. La casa editrice in questo modo acquisisce un valore aggiunto e come prima, un po' nella conclusione non ho avuto modo di sottolinearlo, questo evento nasce perché l'Abbe compie 25 anni, ma non ci sono solo libri Abbe, come avete visto, né autori di Abbe solo, ci sono anche autori di altre case editrici, perché noi pensiamo, io e Nicola Torres e oltre il professore Cioffoli, che più autori ci sono, anche se sono di altre case editrici, più c'è il confronto, più c'è la riflessione, più c'è la voglia di costruire qualcosa insieme, anche se non siamo tutti sulla stessa, sotto lo stesso tetto. Però stringersi insieme in un momento di crisi, perché la crisi non è finita come questo, io penso che urlare alla città, come stiamo facendo noi, che esistiamo, giustamente una collaboratrice di Gianni scriveva sul quotidiano il mese scorso, dice il ritorno di Bascella, che dice questo non si è visto più, certo io non sono stato a casa, non sono stato a casa con le mani in mano, ma sono stato a San Benedetto del Tronto ad aprire un nuovo giornale, sono stato a Taranto e a Matera, in vista della capitale della cultura, fra 2 anni, ad aprire un'altra rivista, e sono stato a Catania a dare una mano per la costruzione di un'altra rivista ancora, per fare oltre che presente in tutte quasi tutte le fiere del libro che si tengono in Italia, e quindi a portare a Berlino lontano da casa, per poi tornare a casa e poter fare un evento come questo e dire in una sola sera, in 2 ore, ho visto 300 persone. E quindi sì, certo, ci sta Gianni pure Marino che ci vuole fare un saluto prima di passare subito la parola a Gianni Festa, senza togliere nemmeno un po' di tempo in più. Grazie a tutti, al professore dell'Orfana Gianni, a Fausto, a